Ciao piccoli scarafaggi, una decina di giorni fa ho visto il docufilm di Tiziano Ferro e mi ha toccato molto dentro, perché comunque dopo parecchi giorni ancora continuo a ripensarci, a vedere delle immagini dentro di me. Una volta lessi da qualche parte che se un film nei giorni successivi ti veniva ancora in mente, vuol dire che aveva veramente qualche messaggio profondo e era veramente un film buono, e penso che questa cosa si possa dire del docufilm di Tiziano Ferro. Mi piacerebbe sapere da voi, miei piccoli scarafaggi, che cosa ne pensate, se l'avete visto, perché ho letto varie cose in giro dove magari dicono che è troppo angosciante, troppo pesante. Secondo me spesso le persone, quando non hanno il coraggio di affrontare determinati argomenti che possono essere il bullismo o anche i discorsi relativi alla morte, ad esempio, no? E cercano sempre di sviare e di dire che sono che palle, come sei negativo. In realtà, secondo me, e quello è un grande messaggio positivo di Tiziano Ferro. Penso che venga visto negativo da chi non ha il coraggio di affrontare certe cose. Secondo me è un grande messaggio positivo, perché per un Tiziano Ferro che ce la fa, ce ne sono 1.000, 10.000 che non ce la fanno e che non hanno una rivincita nella vita, la possibilità di realizzare un sogno così grande, e quindi magari continuano a vivere ancora frustrati, nascondendo la loro natura, le loro fragilità e le loro debolezze. E non è giusto che nel 2020 accadano ancora queste cose. Se tu guardi Tiziano Ferro quando parla, è ancora incazzato, è ancora amareggiato. In una parte di questo documentario o qualche altra intervista lui disse che se tu sei stato obeso, sei grasso, anche se dimagrisci sarai sempre grasso e sarai sempre obeso dentro. Penso che sia vera questa cosa qui, e lo vedi da quando parla. Infatti lui dice che questo documentario è stato una cura per se stesso, perché si è potuto liberare, si è potuto togliere quei pesi che ha sempre avuto dentro, no? Il dover nascondere la propria natura riguardo l'amore, o comunque il doversi privare di determinate cose. È veramente un grande messaggio che può aiutare tante persone, quindi vale la pena guardarlo e vale la pena stare attenti a pesare le parole, le cose che diciamo agli altri. Purtroppo questo spesso accade quando siamo ragazzini, quando siamo bambini tendiamo a prendere in giro, a scherzare, senza renderci conto magari del male che possiamo fare ad un'altra persona. Io quando ero adolescente, alle medie, alle superiori, mi venivano fatte le battute per la mia altezza, perché non sono molto alto. E ci ho sempre riso e scherzato, sono stato il primo a riderci, e grazie a Dio ho avuto una bella adolescenza, avevo tante fidanzate, non sono stato bullizzato, anzi ero sempre al centro, no? dei miei amici. Quindi posso però capire quelle sensazioni, perché io desideravo essere più alto comunque quando vedevo gli altri, e ne soffrivo di questa cosa quando qualche ragazza magari mi ha detto mi piaci tanto però sei un po' bassino, boom, e ci soffrivo molto. Quindi mi posso immaginare una persona che venga presa in giro, no? Che può essere chiamato ciccione, cicciabomba, grasso, grassone, femminuccia, frocio, e magari non ha una rivincita sociale e comunque è bullizzato e preso in giro, emarginato. Mi posso immaginare che tipo di sofferenza possa vivere un ragazzo del genere, e credo che è difficile riprendersi. Infatti, ripeto, se guardi Tiziano Ferro quando parla è ancora incazzato, ancora si commuove. Questo ti fa capire che è veramente un docufilm vero, crudo ma vero, e ti lascia tanto. Mi ha veramente emozionato, anche perché Tiziano Ferro quando ha fatto l'Accademia di Sanremo a fine anni 90, credo che sia lo stesso anno in cui anche io stavo lì, però evidentemente non ho avuto la sua stessa fortuna, la sua stessa bravura per emergere, e quindi questa cosa mi ha ancora emozionato di più, perché lui è stata una persona che ha realizzato un sogno che era lo stesso sogno che io avevo, che io magari desideravo di più. Ad oggi che posso dire? Che non ho quella frustrazione, non ho quei risentimenti, perché non ho vissuto quelle situazioni così a fondo, però non ho realizzato il mio sogno, quindi nella vita bisogna anche sapersi accontentare. E la frase triste, quando lui si commuove, che dice che il padre gli dice che in 40 anni è la prima volta che lo vede felice, è veramente, ti fa pensare, capito? Bisogna stare attenti, ragazzi, pesiamo le parole, e è difficile, un conto è dirlo, un conto poi nella vita è farlo. Ci sarà sempre qualche stronzo che ti dirà qualche cosa di brutto e ti offenderà, quindi non potremo mai
togliere tutto questo, però potremmo essere noi più forti a reagire a quelle determinate offese, e Tiziano Ferro secondo me ci può aiutare moltissimo in questo. Quindi fatemi sapere che ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!